The UEP was founded in 1971 on the initiative of Peter Biewalski, Germany, Susan Switch, and Gerhard Kittel and Oskar Schindler, whom I want to greet with kindest respect. A new foundation of UEP, the next slide please, took place in 2011. UEP wants to be a platform for exchange of expert knowledge, clinical experience and scientific work in phoniatrics, the medical specialty of voice, speech, language, hearing and swallowing disorders. UEP wants to function as an umbrella for all phoniatric colleagues. In cooperation with the European Union of Medical Specialists, UEMS in Brussels, UEP wants to improve phoniatric training in Europe. Ok, anzitutto grazie al professor Fussi per questo invito, per darmi la possibilità di rivolgere questo saluto in qualità di Presidente dell'Unione dei Foniatri Europei. L'UEP, quindi l'Unione dei Foniatri Europei, è stata fondata nel 71 su iniziativa di Peter Biewalski, Susan Switch, Gerhard Kittel e Oskar Schindler, quindi vorrei approfittare dell'occasione per ringraziare queste persone e mostrare il più grande rispetto. Va detto che una nuova così fondazione di questa UEP si è svolta nel 2011. Nel 2011 si è rinnovato il desiderio di diventare una piattaforma di scambio di conoscenze specialistiche, di esperienze cliniche, di lavori scientifici nell'ambito della foniatria, cioè di quella specialità, di quella branca della medicina che si occupa dei disturbi della voce, del linguaggio, del parlato, dell'ascolto e della deglutizione. Vogliamo operare e funzionare come una sorta di ombrello per tutti i colleghi foniatri e in cooperazione con l'Unione Europea dei Medici Specialisti, che ha sede a Bruxelles, vogliamo migliorare quelli che sono i programmi di formazione sulla foniatria e infoniatria in Europa. The next congress, the next, thank you for the slide, of UEP will take place in Moscow from 2nd to 5th October 2014. And the main topic is phoniatrics, an interdisciplinary discipline. Our Congress President is Docent Ekaterina Osipenko, and you can find some flyers in the office of this Congress. E il prossimo incontro, la prossima data da ricordare sono il 2 e il 5 ottobre del 2014, quando a Mosca si svolgerà il 27° congresso dell'Unione appunto dei Foniatri Europei. La presidentessa sarà Ekaterina Osipenko e l'argomento sarà la foniatria vista come specialità interdisciplinare. Potrete trovare alcune brochure anche qui. And we want to invite all of you to Moscow. The next slide, e ovviamente vogliamo invitarvi tutti a Mosca. UEP performs the first European phoniatric textbook in English language in cooperation with UEMS and Springer Company at the European Manual of Medicine. Volume phoniatrics will look similar to these volumes of otorhinolaryngology, head and neck surgery or neurosurgery. Va detto anche che l'UEP ha realizzato il primo libro di testo sulla foniatria europea, è un testo in inglese che è stato realizzato in cooperazione con l'Unione Europea dei Medici Specialisti e con l'editore Springer ed è un volume che assomiglia molto a quelli che già sono usciti sull'otorinolaringologia e il distretto capocollo oppure sulla neurochirurgia. Next slide, please. This book series wants to reach an international specialty-specific European consensus and to present the state of the art. It wants to address not only residents in further training, but also students, and wants to be a reference for practicing specialists and other interested physicians. We have up to now more than 100 authors from 22 countries and 25 professions. We have established an internet platform for cooperative writing and for reminders. We have PIT. PIT is a phoniatrician in training and he's always reminding authors who are late with their articles. Ok, questa serie ha diversi obiettivi, anzitutto quello di raggiungere un consenso internazionale e che sia specifico ad ogni branca. L'obiettivo è anche quello di presentare lo stato dell'arte e di rivolgersi non solo agli specializzandi, ma anche a degli studenti e anche quello di diventare un punto di riferimento per chi esercita la professione. Ci sono più di 100 autori coinvolti che provengono da 22 paesi, che coprono 25 professioni. Abbiamo una piattaforma internet per la scrittura cooperativa
e esiste un sistema di reminder per gli autori che siano un po' in ritardo con la consegna degli articoli. C'è questo PIT, cioè questo, questo foniatra informazione che manda email e che appunto chiede, fa solleciti e chiede gli articoli. On my initiative as European President, the European Academy of Phoniatrics, EAP, a subsidiary of UAP, was founded on 6 September 2013 in agreement with the UAP Board and the European National Coordinators and the decisive representatives of the European EMT bodies. We will cooperate with related societies and academies, and the medical European academies belong to the UMS system. Physicians can get European credit points and European certificates by participating in courses of these academies. Su mia iniziativa in qualità di presidente dell'UEP, in accordo anche con il Consiglio e con altri coordinatori nazionali, è stato fondato il 6 settembre del 2013 un altro organo che è come una sussidiaria, un'associazione figlia, che si chiama Accademia dei Foniatri Europei, che diciamo, è stata realizzata anche in accordo con dei rappresentanti decisivi nell'ambito delle organizzazioni che ruotano intorno all'OERL, e lo scopo di questa EAP sarà quello di cooperare con diversi società e accademie. Ricordate che questa sorta di accademie europee di medicina appartengono al sistema dell'Unione Europea dei Medici Specializzati e che pertanto i corsi che vengono organizzati all'interno di questa accademia danno la possibilità di avere crediti e certificazioni europee. Last one. Here on her knees you can see on the left side the first EAP president, Professor Christiane Neuschwefer-Rube. And at her side, Professor Antonio Schindler, who is the Vice President of the UEP. And all UEP members and all EAP founders, they are on this photo. Wish you the greatest success for your Congress, La Voce Artistica. Many thanks. E per concludere una foto che dimostra tutti i fondatori dell'EAP che vi augurano un buon convegno, in particolare vedete la prima presidentessa che è Christiane Neuschwefer-Rube e anche Antonio Schindler che è il vicepresidente dell'UEP. Quindi buon convegno da parte mia, dell'UEP e dei fondatori dell'EAP. Grazie, professoressa.